Nell'aprile del 1992 gli impianti dell'Olivetti di Crema chiudono per sempre i cancelli. Lo smantellamento costituisce l'ultimo atto di una complessa vicenda che ha visto alternare momenti di sviluppo a periodi di crisi nell'arco di un trentennio. Per scongiurare la fine di un'esperienza importante per l'economia e la società, l'intero territorio cremasco, sindacati, partiti politici, enti locali, ha lottato con ogni mezzo senza peraltro riuscire ad evitare il peggio. Se ne va uno dei centri di eccellenza della Lombardia e interrompe una catena che non può rimanere solo concentrata in Piemonte o con qualche propaggine poi nel sud. Si interrompe un ciclo che vede qui una parte indispensabile. Le origini più vicine della fine vanno rintracciate nel 1987, quando l'azienda decide di mettere in cassa integrazione 400 operai. È il segnale dell'acutizzarsi di una crisi che serpeggia da tempo e neppure l'accordo stipulato l'anno seguente tra sindacati e direzione aziendale riuscirà a dissipare le nuvole che si addensano sul futuro dell'occupazione cremasca. Nel 1932 a Crema era stata fondata la società Serio, che produceva macchine da scrivere a marchio Everest. È l'inizio di una vicenda che segna profondamente il carattere e la cultura del territorio cremasco. L'importanza assunta nel corso del tempo dalla Serio Everest attira l'attenzione dell'Olivetti di Ivrea, che nel 1960, nell'ambito di una vasta strategia di espansione, acquista la società cremasca, lasciando tutto immutato per un paio di anni per consentire lo smaltimento delle scorte di produzione. Dopo questo momento iniziale, si sviluppa un processo di riorganizzazione che rompe tutti gli schemi organizzativi del passato. Sono iniziate, con la venuta dell'Olivetti, la selezione di personale, tutto personale giovane che è stato un po' attinto praticamente dalle piccole aziendine del cremasco e dagli artigiani cremaschi, ma poi sono andati anche fuori provincia. Io ricordo che in quegli anni io ero in commissione interna, avevamo molti incontri a Ivrea con l'azienda e c'era un po' di malcontento da parte del settore piccolo industriale artigianale cremasco, in cui venivano portati via tutti questi giovani lavoratori. Però ripeto, l'esperienza era molto positiva perché ci sono state oltre 1000 assunzioni femminili in quel periodo e 1100-1200 maschili, per un totale con quelli che erano già in azienda siamo arrivati a 3300 dipendenti, una massa enorme oltre che di lavoratori anche di famiglie del cremasco. L'insediamento del nuovo impianto di Via Bramante e quello satellite di Offanengo nell'arco di 2 anni determinano l'aumento dei dipendenti da 1200 a 3150, producendo profonde conseguenze tanto sull'assetto urbanistico viario della città come sui livelli di reddito, provocando una consistente domanda di nuovi alloggi. Tanti si sono conosciuti all'interno di quella fabbrica, si sono fidanzati, si sono sposati e naturalmente chi abitava distante da Crema cercava di avvicinarsi al posto di lavoro. Era chiaro che a Crema, diciamo così, i costi degli alloggi erano talmente cari. Allora si intervenne sull'amministrazione comunale per promuovere le case a carattere popolare, per facilitare eventualmente chi era nelle condizioni di non poter pagare gli affitti che a Crema, gli affitti di mercato, chiamiamolo così, erano in essere. È proprio un aspetto sociale che inizia e ha una fine, diciamo così, nel completamento della famiglia, con tutti gli annessi e connessi che comportava per la città di Crema, la Genivi, il trasporto e quant'altro. Il 1991 si chiude su uno scenario che non lascia nessuno spiraglio la speranza. Le voci di chiusura si fanno sempre più insistenti e nel mese di aprile l'inevitabile avviene. Quindi abbiamo siglato un accordo con l'impegno del sindacato di collocarli tutti, cioè nessuno, non rimane nessuno fuori. Quindi facendo accordi anche con la regione perché qualcuno passasse nel pubblico impiego, alle poste, e quindi mettendo le carte sul tavolo, ma non come si può usare a volte in un accordo che poi si svuota perché la gente va via, perché qualcuno non lo rispetta e qualcuno rimane solo e disperato.
si è detto con i lavoratori, non si chiude nulla se non sono a posto tutti, e lo controlliamo da qui in avanti. Alcuni di noi sono andati a lavorare ancora per l'Olivetti a Milano o a Ivrea, ma la maggior parte sono stati inseriti nella pubblica amministrazione. Ricordo di aver chiamato Trentini e di avergli chiesto di chiudere lui questa vicenda. Voi siete veramente qualcosa di più di un gruppo di lavoratori, una fabbrica che si chiude contro la vostra e la nostra volontà. Siete stata una grande esperienza. Lo ricordava una compagna poco fa. Un'esperienza di democrazia, di unità, di solidarietà fra di voi, che è riuscita a salvare anche nella tempesta che divideva le confederazioni e i sindacati di categoria, l'unità fra i sindacati in questa fase. Per questo abbiamo bisogno di questo vostro contributo, non solo oggi, ma anche domani. E vi ringrazio da questo punto di vista per quello che voi ci avete dato. Questi anni di lotte, questi mesi di lotte. Si chiude un ciclo che resterà nella storia economica, sociale e culturale di Crema come un esempio di qualità produttiva e partecipazione popolare.